Ma buongiorno ragazzi e bentornati in un altro vlog dove oggi vi mostro cose pazzesche. Sì, lo so cosa state pensando. Pio, ma fai solo vlog live ultimamente? Sì, purtroppo, come ho già detto negli altri vlog, si è rotta la mia videocamera con cui lavoro, quindi per un po' di tempo, finché non riesco ad acquistare una nuova videocamera, non posso fare video belli sul primo canale, però vi tengo compagnia sia qui con i miei vloghetti e ovviamente in live su Twitch tutti i giorni. Resistete un altro po', ragazzi, ci sto lavorando, ve lo giuro. Poi se ve manco, recuperate i vecchi video e passate su Instagram. Guarda quanto è bello, perché lì tutti i giorni carico foto nuove della mia mega collezione che aumenta sempre di più, anche grazie a voi. E tramite le mie storie sapete sempre quando sto per andare in live, ci sono news, eventi, sto per caricare video, insomma sono molto 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 attivo lì. Ho anche un gruppo Telegram, ma è esclusivo per gli abbonati di Twitch. Quindi una volta che fate l'abbonamento su Twitch, riceverete un link per entrare nel mio gruppo Telegram, e lì si chiacchiera, si gioca, si parla insieme, ci diamo consigli, ci abbracciamo, si diamo appuntamenti, insomma è una cosa bellissima. Detto questo, ragazzi, come avete letto dal titolo, è il momento di parlare di una cosa bella, ovvero... Ebbene sì, li ho tutti ed è arrivato il momento di farvi vedere un unbox che non è un unbox, insomma ve li faccio vedere più da vicino, non li scarterò mai da collezionista che sono, ma andiamo a dare uno sguardo più ravvicinato. Ho fatto una citazione a Dr. Game senza manco accorgermene. A queste bellezze. Prima di iniziare ci tengo a ringraziare di nuovo la bellissima, miticissima, super mega on fire Pradipa perché sono regali suoi, cioè me li ha regalati tutti lei. E non parlo solo di questi, ma anche di oltre 155 sub regalate su Twitch. Non so se vi rendete conto. 150. Senti come non riesco neanche a pronunciarlo. 155 sub su Twitch. Mega donazioni. Regali dalla lista desideri Amazon. Insomma, che devo fare una statua là? Come po'. Io quando vedo queste cose, come faccio a sdebitarmi, ragazzi? Veramente mi si allarga il cuore e poi fa. Ma che te prende? Ma ha slittato il gatto. Dicevo, veramente, Bratipa. Grazie. So che non ti piace quando ti ringrazio nei vlog, ma lo faccio uguale. Grazie veramente di cuore. Se non ci credete, recuperate anche alcune delle mie live, che ne ho caricata una qui su YouTube e alcune stanno su Twitch. Abbiamo fatto rosicare parecchia gente, comunque. Detto questo, ragazzi, andiamo a vedere da vicino i personaggi dei Ghostbuster che mi ha regalato Bratipa. Ed eccoci qua, signori e signori. Allora, il primo personaggio che vi voglio presentare della linea dei Ghostbuster è il mio preferito, ovviamente. Questo è il personaggio in cui da bambino giocavo più spesso. Ovviamente li avevo già tutti da bambino e vi faccio vedere. Come vedete anche il retro, la mossa commerciale per dire comprateli tutti. E io infatti da bambino ci sono cascato e me li sono fatti comprare tutti. Secondo personaggio, ovviamente non può mancare Rei in tutto il suo splendore, guardate che figata. Anche questo, giustamente, dietro c'ha la stessa grafichetta. Però qui all'interno c'è: abbiamo un fantasma viola, il suo zaino protonico, e ovviamente Rei. Non può mancare il nostro Peter, eccolo qui. Lui ha un fantasmino, come vedete, blu. Vi faccio vedere il retro perché è uguale per tutti. Comunque, eccolo qui. Ta-da! Ed ecco il nostro Winston, ragazzuoli, con il suo fantasma che mi pare un'anatra arancione. Ta-da! Inutile che vi faccio vedere il retro perché è uguale come gli altri. Ora vi mostro il mio personaggio preferito, ma giustamente essendo sfigato, la scatola si è danneggiata. Allora vi presento il mio personaggio preferito, ovvero Egon. Guardate quanto è figo. Anche il fantasma al suo interno era il mio preferito, quello tutto giallo. Guardate che figata. Però purtroppo ha subito un piccolo danno, stavo attaccando praticamente dei gancetti biadesivi per attaccarli e purtroppo il biadesivo è caduto precisamente qui, strappando. Io e la sfiga proprio, eh? Comunque, questo è il personaggio di Egon, il mio preferito, e adesso passiamo al pezzo più forte. Ovviamente, ta-da! Ermacchinone, ragazzi, eccolo qui. Vi faccio vedere anche il retro. Guardate, eh? Che figata, ragazzuoli. Io mi ricordo che da bambino proprio sono andato al negozio di giocattoli e mi sono messo a piangere perché lo volevo. E alla fine, infatti,
me lo hanno comprato. Eccolo qui. Scusate ragazzi se non faccio un unboxing, ma come sapete sono un collezionista di quelli che ci tiene a queste cose. E ovviamente non li aprirò mai. Che dire ragazzuoli, se li volete acquistare, giustamente vi metto il link in descrizione per acquistarli tutti quanti. Se siete dei collezionisti nerd come me, ve lo consiglio. E visto che siamo in tema ricordi, vi mostro anche una piccola chicca che mi è arrivata ultimamente. Tadan! Vi ho sbloccato un ricordo. Chi di voi aveva l'album dei Simpson? Fatemelo sapere, eh. Vi ricordo che tutte queste belle perle anni 80 e 90 le troverete sul mio Instagram. Ve lo rifaccio rivedere di nuovo, eccolo qua, perché voi siete dei coccio. Lì troverete di tutto. Ogni giorno foto nuove che vi fanno tornare indietro nel tempo. E ovviamente su Twitch, dove scarto i vostri regali che mi avete fatto dalla lista dei desideri Amazon, o vi mostro gli acquisti nuovi che faccio di tanto in tanto. A proposito ragazzi, il 26 ottobre sarà il mio compleanno. Quindi come vi ho già detto, sto organizzando una mega live sul mio canale di Twitch. Se ancora non mi seguite, fatelo. Link sempre in descrizione, oppure basta che cercate Pio3D. Quindi se ve ne volete approfittare per farmi qualche regaluccio. Ma questo chiede le cose! Lo stai a dire, eh? Per ultimo ragazzi, come avete saputo, giustamente mi si è rotta la videocamera, quindi non posso realizzare video per un po', ma ho messo un donation goal su YouTube. Quindi se anche voi volete contribuire, come molti di voi già stanno facendo, con una piccola donazione, che ovviamente non è obbligatoria, raga, solo se vi fa piacere, mettiamo tutto da parte per acquistare una nuova videocamera, ok? Così famo proprio le cose che è. Che è sta faccia? Non posso farlo io, sennò ti rado il culo. Mamma mia. Oh. Ripeto che non sono obbligatorie, se la vuoi fa bene, sennò... Ma che te venga a prendere per i ricchi a casa? Madonna! Non lo faccio così, regà. Tranquilli. Ovviamente ringrazio tutti, anche quelli che mi hanno fatto una donazione da 1 euro, 2 euro. Siete meravigliosi, perché come voi sapete, è il gesto che conta. Pure 10 centesimi, regà, siete stupendi. Vi lascio il link, giustamente, per la donazione, sempre in descrizione. Cioè, tu una volta che apri la descrizione, trovi tutto. Cioè, da quant'è che sta su... Ma boh, oddio come funziona. Descrizione tutto! Ragazzi... Follow e watemi ovunque. Vi mando un bacetto e ci vediamo alla prossima. Bella regà.